Buongiorno amici e amiche, buona domenica 9 aprile 2023, oggi Pasqua di Risurrezione. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti 13-35. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste, e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei così forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» La risurrezione di Gesù è un'esperienza di una realtà che il Signore farà vivere a chiunque decide di mettersi in cammino con Lui e verso di Lui. È ciò che hanno vissuto i discepoli di Emmaus. Il desiderio di ricerca permette loro di aprire pian piano gli occhi. Gesù si manifesta a loro per gradi. Prima spiega la Scrittura e poi spezza il pane, esperienza eucaristica. Quest'ultima va a completare e a esaltare quella razionale. Infatti solo in quel momento si spalancano gli occhi dei due uomini e riconoscono, senza dubbio, Gesù. L'esperienza di Gesù Cristo risorto non è ferma a 2000 anni fa. Non è un fatto che appartiene al passato, ma è una realtà e una verità ancora presente. Gesù Cristo è risorto, è in mezzo a noi e lo vedremo, lo riconosceremo nelle sue diverse forme, se sapremo stare con Lui, se ci lasceremo parlare e ammaestrare da Lui. Solo allora sentiremo la pace della Sua presenza e sperimenteremo che Cristo è veramente risorto. Alleluia!